Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo qua allo stand di HTC 5, meglio di HTC One M9 e HTC One M8, per un rapidissimo confronto. Cominciamo subito con le specifiche, poi vediamo un po' come sono esteticamente. Per entrambi i display Full HD a 5 pollici, questo trovo che sia una cosa positiva per non consumare più batteria del dovuto. Processore Snapdragon 801 e Snapdragon 810 octa-core 64 bit, quindi ovviamente più prestante, ma poi lo vedremo meglio nella recensione fra qualche mese, diciamo. 3 GB di RAM contro 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibili, mi sembra, anzi 32 per il M9, espandibili con micro SD. Le fotocamere anteriori sono, qua abbiamo quella delle One M8 classica, qua abbiamo una ultra pixel anche frontalmente, mentre sul retro abbiamo una 20 megapixel per l'M9 e una 4 ultra pixel per l'M8. Comunque potete vedere benissimo come le differenze siano veramente poche dal punto di vista estetico. Qua la fotocamera diventa quadrata, quasi quasi preferivo quella del One M8 tonda. Sparisce il sensore di profondità per le foto, il LED rimane doppio e anche l'alluminio, insomma, e qua i vari disegni sono gli stessi. Ecco, frontalmente il telefono sembra lo stesso, e questo può essere una cosa positiva ma anche negativa, visto che qualcuno magari si aspettava qualcosa di più innovativo, però vedete che non è cambiato praticamente nulla. È da dire che l'M8 aveva già un design molto molto bello e abbastanza futuristico tra virgolette, quindi ci poteva stare anche un altro anno che non cambiasse molto, però forse avrei comunque tentato di ridurre meglio le cornici, almeno quelle nere con il logo HTC. Queste poi sono mie opinioni. Una cosa che è cambiata fondamentalmente è la batteria, che passa da 2600 a 2850 mAh, quindi l'autonomia sarà in teoria superiore, e il tasto per l'accensione che è sul lato destro, anche questa è un vantaggio non da poco, visto che è più facile da raggiungere, mentre sul One M8 poi in alto non era proprio comodissimo. Però per il resto due telefoni ovviamente molto simili, bellissimi, la Sense anche, abbiamo la 7.0 contro la 6 e Android l'Oliva, però come avete visto mi sarei aspettato qualche differenza anche estetica in più. Comunque per questo video è tutto, noi ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!